Complimenti Lauti sull'aereo che ti portava a Milano per la prima volta. Non sapevi ancora se l'Inter avrebbe giocato la Champions. A distanza da alcuni anni l'Inter giocherà la finale di Champions League. Quanta soddisfazione e quanto sacrificio c'è in questo percorso? Sicuramente tanto, tantissimo, tantissimo, tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, tantissima responsabilità, tantissima e buona prestazione e niente, sono molto felice per questo che abbiamo raggiunto tutti insieme, uniti come ci è stato questi mesi. Durissimo perché abbiamo un calendario troppo stretto con squadre forti, squadre ci fanno spendere tanto e niente, molto contenti. Allora, Lauti, conquistare sul campo contro la rivale di sempre, qual è stato il momento più bello e il più duro di questa sfida col Milan? Momento più bello sicuramente difficile da trovare perché già in settimana si vive un'atmosfera a Milano incredibile. Ho fatto di tutto. Ho detto ragazzi, è spogliatoio, c'è tanta storia lì fuori. Li hanno capito perché tutte e due le partite abbiamo giocato in una maniera incredibile, siamo nettamente superiori al Milan nella prima partita con due gol di vantaggio. Oggi sicuramente loro avevano qualcosa da fare perché erano due gol sotto, ma anche l'atteggiamento giusto abbiamo avuto oggi ci ha portato a arrivare in finale. Lauti, sei sempre lucido negli analisi, anche stasera lo sei o stasera c'è solo gioia? No, c'è da fare analisi anche perché ci sono tante cose da migliorare, ma sicuramente che un po' di felicità ci sta perché è un obiettivo che mancava da tanto nell'Inter, che mancava da tanto a questi grandi club, se merita di fare più spesso queste serate. Domanda da studio. Sì, ciao Mica. Lauti, volevo chiedere se questo secondo lui è uno dei gol più belli, vista l'importanza del gol, vista l'importanza della partita e anche per come è arrivato a livello qualitativo, a livello tecnico, perché trovare in quel momento della gara la lucidità per vedere lo spazio lasciato libero da Maignan sul primo palo e concludere in quel modo con quella qualità di Mancino, insomma solo gli grandi attaccanti fanno dei gol del genere. Sì, importante, sicuramente un gol troppo importante per me, per la mia carriera e sono molto felice di questo, sono molto felice per i compagni, per i tifosi, per queste club. Faccio l'ultima, Lauti, campione del mondo, finalista di Champions, adesso cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare recuperare energie, pensare al campionato, arrivare tra le prime quattro che è un altro obiettivo, poi andare a Roma a fare un'altra finale, a cercare di vincere un altro titolo e poi preparare la ultima gara che è un sonno. Sicuramente che sarà speciale. Scusa, adesso sì l'ultima, ma questo gol così importante a chi lo dedichi? A mio figlio che sa per arrivare, sicuramente. Grazie. Lui, spero che tutta la mia famiglia in Argentina sia felice come sono io oggi. Hi Denzel, this is a special night for you, let's start from your emotion. Yes, very special night, amazing feeling, you know, the derby in the semi-finals is a nice game to play, and I think in two games we did a very great job. We deserve the win, and I'm very proud of the team and everyone who was involved in Inter. Now we have the possibility to play the final. Do you have our favorite team? Maybe Real or City? No, I don't have a favorite team because I think both teams have their own quality. Both teams have a lot of quality, but we are focusing on ourselves because we are a strong team, experienced team, and the most important is that we are focused and that we keep on continuing like this. Now Inter is back in the big European football. What does it mean? Yeah, it means a lot for the club. I think that we deserve this stage because we had a great tournament so far,
We have a very strong team. So last year you saw it, and now we're going to Istanbul to win it. Complimenti Robin, una finale di Champions è il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare calcio. Cosa pensi in questo momento? Onestamente faccio ancora un po' fatica a trovare le parole giuste, perché è talmente grande questa cosa qui che ancora sto capendo. Onestamente abbiamo fatto qualcosa di strepitoso come gruppo, e meritatamente siamo andati in finale della Champions, come dici te, giustamente un sogno di ognuno. Robin, non ti ho fatto ancora i complimenti, ma stai già realizzando che avete conquistato la finale o non è ancora passata l'adrenalina del match che avete appena finito? Sicuramente l'adrenalina è ancora altissimo, e secondo me dura tutta la notte per scendere un po', quindi sicuramente faccio anche fatica a dormire stanotte, però fa niente, giusto così. È un sogno che si realizza. Secondo me abbiamo lavorato veramente tanto e duro per arrivare qui. Abbiamo avuto non sempre una stagione facile, però secondo me se tu vedi che strada abbiamo fatto, che viaggio abbiamo fatto in questa Champions, siamo lì e con merito. Robin, siete passati anche attraverso qualche critica ingenerosa, siete in finale, c'è ancora più soddisfazione nell'avere far ricreduto qualcuno che non pensava arrivasti fin qui? La cosa più importante è che ci abbiamo creduto sempre noi. Noi avevamo sempre detto in spogliatoi, nei tanti riunioni che abbiamo fatto, che noi abbiamo una rosa incredibile e forte. È vero che non sempre abbiamo fatto vedere questo, e questo ci piace, però ci spiace ovviamente, però abbiamo creduto sempre, e se tu vedi adesso queste due partite contro i nostri rivali, secondo me vuol dire tanto, e sono molto molto orgoglioso di questa squadra. Domanda da studio, Marco? Volevo chiedere a Robin qual è secondo lui la qualità migliore che ha avuto la squadra in questo percorso in Champions, la crescita, abbiamo visto un Inter crescere non solo a livello individuale ma proprio crescere di gruppo, di squadra, forse questa è stata una delle maggiori qualità dimostrate in questo percorso. Ma è proprio quella la nostra forza, secondo me tutta la stagione è stato il nostro gruppo. Ha fatto sempre la differenza quella che ci siamo sempre stati vicini anche nei momenti difficili, ci siamo sempre confrontati quando le cose non andavano bene, non è che ci siamo tirati indietro, no, ci siamo stati onesti fra di noi, e questo ha fatto la differenza a lungo termine secondo me. Ultimissima Robin, continui a rendere felici i tifosi nerazzurri, questo è un ringraziamento, e per ultimo, ma chi vorresti incontrare in finale? Ma onestamente faccio fatica a scegliere una squadra, sono tutte e due talmente forti che secondo me non fa tanta differenza. C'è però una cosa da notare: noi siamo meritatamente in finale della Champions, e se tu sei arrivato a questo punto vuol dire che sei lì con merito, e vuol dire anche che vai lì per vincere, non ci sono dubbi, e poi vediamo chi domani becchiamo, però per noi cambia poco, perché andiamo a Istanbul per fare l'ultimo step. Siamo orgogliosi stasera di aver regalato questa gioia a noi, alla società, a tutti i tifosi che erano presenti stasera, qualcosa che ci rende tanto orgogliosi e meritata secondo me, e quindi è qualcosa di incredibile, perché comunque non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions League, e siamo molto molto felici. Mate, quando hai capito che potevate arrivare in questa finale, c'è stato un momento? No, non lo so, sicuramente abbiamo passato un girone difficilissimo, tanti ci davano per spacciati, però noi ci abbiamo sempre creduto, e poi piano piano abbiamo sempre cercato di fare qualcosa in più, e siamo arrivati fino qui e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione. Tra tutte le squadre incontrate, quale secondo te è stata la più complicata?
Ma sono state tutte partite molto, molto difficili, non è mai facile giocare contro qualsiasi squadra, però abbiamo dimostrato di avere le qualità non solo tecniche ma anche morali per poter arrivare fino in fondo e l'abbiamo fatto.